La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo sull'incendio che ha devastato la LEM Industries a Levane. Le operazioni di spegnimento si sono concluse durante la notte e i danni sono ingenti. In questo sito produttivo l'azienda occupa circa 200 dipendenti. Un'intera catena di produzione sarebbe andata in fumo. Circa 100 dipendenti che sono stati dirottati negli altri stabilimenti del gruppo. Non stiamo ancora sui ragionamenti, questi li lasciamo fare a chi di competenza. Il nostro pensiero è di ricominciare, di rimetterci subito, rimborcarci le maniche per incominciare immediatamente a ripartire. In tutta la provincia di Arezzo la LEM impiega oltre 700 persone, tra personale dipendente ed indotto. L'azienda collabora con le principali maison della moda, realizzando per loro trattamenti di superficie galvanica e verniciatura su accessori di borse e calzature. Il vertice, che si è tenuto in prefettura su richiesta delle istituzioni locali, ha visto la presenza anche di Confindustria. Valdarno Aretino è il territorio più industrializzato della provincia. Ci sono aziende, non c'è solo la moda, che in questo caso è uno dei settori colpiti dall'incendio, ma ci sono altre realtà di grande importanza e che trainano anche l'economia della nostra provincia. Hanno settori che hanno un vasto indotto e quindi per noi è vitale questa realtà. Speriamo che, intanto ringraziamo il signor prefetto che oggi ci ha dato ampia disponibilità, chiediamo di avere in questo periodo un rafforzamento delle misure di sicurezza, di prevenzione. Poi non vorrei saltare a conclusioni circa le origini di questi incendi, ancora è presto, lasciamo fare l'indagine a chi le deve fare. Sicuramente se in questo periodo diamo un po' più di protezione, magari facciamo sentire i nostri imprenditori più tranquilli, specie di notte, magari li aiutiamo a lavorare meglio. Poi, ripeto, non è il caso ancora di saltare a conclusioni sui motivi di questi incendi. Il prefetto Anna Palombi ha disposto maggiori controlli nell'area. Le indagini coordinate dalla Procura di Arezzo e portate avanti dai carabinieri serviranno a capire se la natura del rogo sia stata dolosa oppure no, così come quello che ha distrutto la Valentino Shoes e se i due fatti sono collegati. Le indagini stanno andando avanti, stanno verificando le telecamere della Valentino, che è l'azienda che ha subito il primo incendio, e a breve partiranno anche quelle legate alla LEM, l'azienda che invece è andata a fuoco ieri sera. Siamo però venuti a chiedere un incontro al prefetto e gentilmente ci ha subito ricevuto, perché abbiamo chiesto che venissero fatti dei controlli speciali già da stasera possibilmente sul territorio, perché lì, come dicevo, c'è un numero enorme di grandi aziende. Giustamente gli imprenditori sono preoccupati, perché comunque questi sono due eventi importanti successi a distanza di fuoco, quindi avere un maggior controllo sul territorio durante la sera, insomma, è un modo per far stare più tranquilli e far attenzionare il territorio. Andando avanti con l'indagine cercheremo di capire se appunto sono incendi dolosi oppure no. Per capire meglio sarà fondamentale la relazione dei vigili del fuoco di Arezzo. Per il momento c'è il più stretto riservo. Il fuoco è la fotocopia di quello che è successo venerdì scorso, per cui credo che i fatti parlino da soli.